Amici appassionati di rally, buonasera, bentrovati in una nuova puntata di Service Park. Questa sera sono un po' ASMR. Bene, allora, ben ritrovati in una nuova puntata. Questa puntata la facciamo con il vecchio gruppo degli amici di Service Park e quelli della prima ora, perché alcuni di loro hanno corso. Io ho corso con Pietro, adesso poi vi raccontiamo un po' di cose, e mi sembrava giusto fare una puntatina old style, old school con i vari amici. Intanto vi saluto tutti quelli che ci stanno guardando e un saluto anche a chi ci ascolta poi in podcast, perché come sapete le puntate che vanno in diretta poi vanno anche in podcast. Introduciamo subito tutti i vari amici, non ve li presento perché ormai li conoscete già tutti. Buonasera Michele, ciao! Buonasera, buonasera, scusatemi ma sono emozionato perché uno dei partecipanti mi ha appena mandato un link importante. Attenzione. Pietro, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Come stai? Tutto bene, sono leggermente cucinato, quindi sono un po' che non so neanch'io bene come mi chiamo, però. Uno dei motivi per cui sei cucinato, magari ce ne parli dopo, perché ci sono, cioè, insomma, Tra le varie cose, sì, certo. esatto. Non so quale vuoi sapere, però va bene. Sì, ok. Un caro saluto al nostro fotografo preferito, Nicolas Magoni. Ciao, Nicolas. Ma Buonasera, ciao. che bell'audio che hai, Nicolas. Tua Sì, voce si veramente sente bene. bene. Aiuto, 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 Postazione da gaming. Sì, Ascolta. Stasera ce la fai vedere quattro fotine magiche che hai fatto nelle ultime gare? assolutamente sì, va bene, sì. Bene, bene, bene. Poi ci racconti un po' di cose sulla fotografia nei rally perché mi piace molto come fai le foto, quindi poi ne parliamo meglio. Non gli dirò troppo che poi si gasa. Aspetta, certo. Giacomo Cugnal, buonasera. Ciao, ciao a tutti, buonasera. Giacomo, io non dico niente, faccio solo vedere. Faccio vedere anch'io. Cin, a te. Birretta questa sera e cena al McDonald's con Filippo Bossetti. Allora, se Pietro è cucinato, io sto mangiando, però ho finito adesso quello che stavo facendo. Tra l'altro mi sento tutti belli sexy e soavi, anzi soavemente sexy stasera, quindi mi piace questa nuova tendenza di Service Park. E buonasera a tutti. No, Timidamente noi. sai cosa? È Timidamente noi. che in realtà dall'appartamento di sopra mi hanno segnalato che quando faccio le live si sente tutto quello che dico, faccio compagnia di sopra. E quindi ho deciso di abbassare leggermente il È arrivato sono l'uomo del momento. È arrivato l'uomo del È momento, Livio arrivato l'uomo del Morlocchi. momento. È arrivato l'uomo del momento. È arrivato l'uomo del momento che arriva sempre nel momento opportuno, tra l'altro. Sempre il momento opportuno, infatti. Allora, Ah, beh, Livio, guarda, tra gli spettatori stai lì abbiamo anche un perché Andrea vediamo un po' di Mavellini, cose così. da. Buonasera Andrea Mavellini, ormai scappato di casa da Ormai tre non sa più neanche dove settimane. abita Andrea Mabellini. Scappato in Messico, ma non per quel motivo. Anche perché se l'è portata dietro, quindi non avrebbe avuto tanto Esatto. senso. Un saluto ovviamente anche a Virginia Lenzi che lo ha accompagnato in questo mese esagerato di Salutiamo, gare. salutiamo. Salutiamo. Non ho Non ha ancora ancora finito. finito. Esatto, che è appena cominciato, tra l'altro. Esatto. Comunicazione di servizio, date per favore il link a Nicolas che voleva spammare in giro. Io, tra l'altro, sono stato così furbo da non fare neanche una storia. Effettivamente, forse sarebbe il caso che io Ma sarebbe il faccia. caso. Guarda, Comunque, così all'ultimo momento sorridete? diceva Mabellini che è un po' in ansia per le ricognizioni del rally di Marte, quindi lo salutiamo e mandiamo un po' del rally di Marte. Mitico. Allora, da dove partiamo? Non lo so, perché questa sera è strutturata in maniera che non c'è una struttura. Cioè, io adesso Bello. apro la mia bella birretta. Io ho già aperta, scusatemi, ma Anch'io l'ho già aperta io è meglio che non la apra perché Salute. sennò dopo niente da fare. Apro la mia bella birretta, salute e
Allora, gli argomenti di questa sera sono Michele Bormolini, che finalmente abbiamo capito che cosa fa nella vita. Finalmente, il ritorno. Finalmente, dopo 2 anni che gli abbiamo chiesto che cosa fai quest'anno. No, e... però Damiano, attento, abbiamo capito cosa fa quest'anno, non nella vita. Esatto, nella vita non lo scopre, è già abbastanza, dai. È già abbastanza, certo, però... Allora, ascolta, Michele, raccontaci cosa sei andato a fare a Follonica, oltre che a fare il bagno. Non ho toccato l'acqua, però l'abbiamo sentita. E abbiamo sentito anche i guardiani. Aggiungerei. Spiegami questa cosa. No, questa cosa purtroppo è una cosa che rimane internosa a chi era presente. Tipo diciamo Gabriele, è giusto, però. E la sua navigatrice si ricorderà di ciò. No, comunque, finalmente sono tornato alle corse. L'IRC è il campionato che affronterò quest'anno. Esatto, bravo Mattia, è già qualcosa. quindi diciamo che ripartire quest'anno con una macchina nuova non è stato semplice, perché la Peugeot è molto bella, l'R2B è molto bella, ma complicata da portare al limite. Non ci siamo minimamente ancora arrivati, però pian piano stiamo facendo piccoli step e speriamo di arrivarci al più presto possibile, diciamo al massimo. Bravo. Tutto qua. Comunque... cioè, hai fatto una gara di 2 giorni e tutto qui. Questo qua è il riassunto generale. Se vuoi che vada più nello specifico? No, io Mick racconterei bene l'avvenimento di cui parlavi prima, che siamo stati cacciati. Secondo me è un avvenimento quello purtroppo no, rimane sempre all'oscuro. Non puoi fare tutto segreto, perché sennò qua... Diciamo che il buon Magoni ha proposto una location per gli scatti pre-gara. Esatto, molto interessante. La persona incaricata di gestire la sicurezza e gli accessi in questa zona, diciamo che ci ha fatto capire in modo piuttosto colorito come noi non potessimo stare in quella zona all'interno, è quella foto che ho visto nel profilo, nei vostri profili oggi. Esatto. E quindi diciamo che con calma cercheremo di... Oggi mi sono appena arrivate le foto, quindi con calma arriveranno cose croccanti, diciamo. Molto bene. Ma d'altronde, comunque, Nicolas ha avuto un momento di così produzione cinematografica, allora. Sì, quella lì era una produzione assassina. Approfitto, salute ragazzi. Io ho alcolico perché sono al volante, come potete vedere. Ma il giornale? Come, scusa? Il giornale al volante? Sì, esatto. Basta, ho finito di dire le mie cazzate. Posso andare? Facendo il numero speciale, che è la combo al volante 4 ruote, capito? È una roba particolare. Sì. Impegnativo. E comunque, per riassumere molto breve la gara del Maremma, è meteo. La parola meteo riassume tutto, perché era un Monte Carlo senza neve. No, in realtà c'era la neve in certi punti, e c'era anche il ghiaccio. Questo qua lo posso dire, ed è stato molto divertente. Io l'ho anche preso in testa il ghiaccio. E non è stato così divertente. No, l'ho anche preso in testa, mentre grandinava durante lo shakedown. Nicolas, però facciamo capirci, Nicolas, tu dove vai? Viene giù un disastro. Sei venuto a Biella, ha fatto su un casino. No, allora, partendo dal presupposto che era da un sacco di tempo che non prendevo brutto tempo. Da Biella dell'anno scorso. sono state, come diceva il mio meteo, delle lievi precipitazioni. E adesso weekend qui in Toscana, neve, grandine, pioggia, tutto. Anche le foto vengono meglio quando piove, quindi lui dice sì. No, io vado solo quando solo se piove. Sì, proprio è una scelta, sì,
solo se piove. Scelta, di vita. Scelta artistica, sì. Sì, sì, ma sì, quindi sì. Michele, gomme, cosa hai messo? Le 31 per scivolare meglio? Gomme 31. Siamo passati dalle cinturato sull'asciutto alle 7 sul bagnato, quindi diciamo che bello, è stato non divertente. Lo sai che le cinturato sull'asciutto evocano evocano una idea di come muoveva bene, di come muoveva bene, di come ci siamo divertiti io e Lazzarini in certi punti. Lazzarini, salutiamo Lazzarini che ci segue in certi punti, come ci siamo divertiti. Non potete avere idea. Sì, bello, quello decisamente. Posso solo dirvi che se controllate il mio canale YouTube, nei prossimi giorni infieranno i video, in teoria. I video faranno molto ridere. Anche nel 2000 YouTube usciranno i video, nel 2032. Allora, Damiano, dobbiamo fare un contatore delle marchettate. Sì, decisamente. Contatore, questi qua erano già due. Il marchettometro. Esatto. E tre con Nicolas, perché alla fine il fatto che lui sia qua è per dargli spazio, guarda, e far vedere logo, quanto è bravo a fare le foto. Stavo notando che Nicolas ha scritto il suo nome. Esatto. Full brand. In modo dell'altro c'era da vestirsi. E poi voi probabilmente mi vedete distratto perché sto guardando le foto di Nicolas. No, quindi... aveva il dubbio di non avere il nome sotto pancia, allora ha messo la felpa. Mi sembra che... No, bisogna però dirlo, lo dico pubblicamente a chi ci sta seguendo. Tra l'altro mi prendo un secondo per salutare Stefano Silvetti, che salutiamo perché ci segue dall'ospedale, stamattina ha fatto un'operazione alla caviglia. Stefano, noi ti auguriamo di tornare molto in fretta. Alla salute, di Stefano a sto punto. E ci fa molto piacere che ci segui in ospedale. Immagino che in ospedale non ci sia nient'altro di meglio da fare, quindi giustamente hai detto diamo un'occhiata anche a quei quattro tirla che dicono cosa, no, sono sei. Esatto, però insomma ci fa molto piacere, quindi buona così. No, la cosa che mi fa piacere sottolineare è che Nicolas ha la buona abitudine, poi magari se ci agevoli qualche prova fotografica di questo, ha la bella abitudine di venire a fare le foto anche extra prova speciale, quindi in parco assistenza, fa le foto alle persone, perché poi tante volte, come ho avuto modo di dirgli, abbiamo sempre un sacco di foto delle macchine in prova speciale, ma poi di noi fisicamente che impegnati nelle giornate di gara è molto raro averle, e quindi mi fa piacere che ci sia lui che gira e fotografa persone. Esatto. Cose e persone. È un fotografo di guerra. Mi stavo capire che volevi le foto, quindi Nicolas Magoni in realtà è la Conad, nel senso persone oltre le cose. Questo è un altro momento marchettona di nessuno che ci sponsorizza. Esatto. Hashtag no ADD. No. Non è Conad che ci darà dei soldi? O non ancora? Nicolas Magoni sì, quindi grazie Nicolas. Applauso Nicolas. Magari sarà Menabrea a darci dei soldi, chi lo sa, Menabrea, non dico altro, visto che salutiamo. Però occhio, perché in certe gare devi censurare il logo, devi fare tipo con le pareti. Ah, è vero. Meno diciamo che hanno una birra senza che ci paghino, quindi... Esatto, quindi moderno, meglio così. Moderno adesso è scrivere 0.0 per renderla analcolica, come hanno fatto in Formula 1 qui con tutti. È vero, è vero. Damiano, ma devo mandarti un link con qualche foto del Marella? No, devi condividere lo schermo. In basso hai un tastino con scritto condividi. E poi tra pochissimo vi racconteremo anche cosa c'entra... Livio Morlotti. Livio Morlotti e questa chiave, salutiamo Livio. Livio, saluta la tua chiave, è questa, giuro che te la restituirò. Prima po'. E un saluto a Riccardo Facci, che ci fa piacerissimo che sia qua con noi.
Bene, bene, piace bene, questo oh. format comunque. Cose a caso si chiamano cose a caso. No. Esatto, questi primi 15 minuti sono state cose a caso. Quindi io a sto punto vorrei far salire la depressione a Giacomo. Chiedo gentilmente a Damiano di mettere in risalto il commento di Riccardo Facci. Grazie. No, no, scherzo, scusami, no, scusami. Ecco, proprio questo qua ti stavo per chiedere. Ecco. Allora, adesso no, ragazzi, la diretta adesso la facciamo diventare un programma di far tornare Cunial in strada a correre. In strada. Allora, lanciamo, visto che è il momento, visto che è il momento Marchette, lanciamo il crowdfunding per... ha una condizione, Giacomo, ha una condizione. Tu sei autorizzato a correre solo in due rally con due vetture. Prima alternativa sì. è Rally Liepaja con la Punto Super 1006. Beh, è già mi basterebbe questo, non mi servirebbe la seconda. Pensavo ti alzassi a preparare la valigia. Seconda alternativa è Rally Donegal, quello in Irlanda, sì. con la Proton Satria Super 2000. Meglio la seconda, cioè sei riuscito a battere Liepaja con la Punto Super 1006. Perché sei asfaltista. Beh. No, perché mi, perché mi piace la prova. Ah, ok. Ok, credo che in questo modo possiamo... Dove l'euro dove, però? Cioè, nel senso... Faccio come Nasca. Se ogni mio follower donasse 2 euro, correrei a piedi. Perché... In Formula 1. No, come a piedi? Il problema sai qual è, Giacomo? È che se ogni follower di Service Park dona 1 euro, fai uno sprint con un N1, credo. Forse. No. Comunque, era finito tornare a correre, non tornare nel mondiale. Quindi... Ah, giusto, giusto. Suggerisco. Provo, Andrea. Io. Dalla ringraziamo, ringrazio e saluto Daniele Mangiarotti che ha lanciato questa cosa, che sarà grazie a lui che tornerò a correre quest'anno. Tra l'altro io adesso non vorrei proprio toccare dei tasti dolenti sul signor Andrea Mambellini, ma il discorso divertente di tutta quella trasferta di cui abbiamo parlato poco fa è come è finita. Com'è che è finita? Voi non sapete com'è finita. Esatto. Andrea Mavellini, spiegaci com'è finita, per favore. Allora, stiamo per invitare Andrea Mavellini in diretta questa sera. Mi dicano dalla regia se posso far vedere... Puoi far vedere tutto quello che vuoi, no, Pietro. Lui lo deve dire, non tu. Comunque ragazzi, questo è il format di Service Park che mi piace di più, cioè... Damiano facciamo felice Giacomo. Apri il commento di Mattia Donolato, grazie. Arrivo. Mattia Donolato, mamma mia, Mattia Donolato, Mattia Donolato. Il dondolo già donato un euro donolato. No, il problema è dove avrà donato. Esatto, dove ha donato? Nel suo stesso portafoglio. Han donato. Allora, un saluto a Nicolò Lazzarini. Grazie. Gentilissimo. Paolo Pretto rilancia. Metto 2000 se corre con Riccardo Facci. Attenzione. Qui si alza il livello. Comunque, con l'euro di Donolato ci scriverò un bel grazie Mattia. Ok, che spendi di più per fare l'adesivo? Io Fede ti voglio bene, però non puoi tirarmi fuori queste cose, perché io non volevo parlarne. Io non devo parlarne, non posso parlarne. però mi istighi. Non possiamo parlare della Toyota? Non possiamo parlare, no, possiamo parlare. Che cosa? Possiamo parlare della Toyota che si è ritirata ancora prima della prima prova. Ah, ma come mai? No, adesso informazioni, ufficialmente... Informazioni... Cosa è successo? Niente. Ufficialmente nessuno ha detto niente. Quindi io non mi sbilancio. Cosa è successo? Comunque, non ho capito. Scusate, volevo solo chiudere la parentesi. Io sono tornato a correre con le Twingo quest'anno. Non se ne è parlato abbastanza. Scusami. Perché qui abbiamo un equipaggio, ragazzi. Se non fanno, noi come facciamo a sapere? La cosa che si è detto poco di Cunial, che è tornato al volante, è che Pronti Via ha fatto la pole.
Ah, no, beh, tra l'altro. Cioè, voglio dire, è stato un errore del cronometro. Voglio dire, lo smalto non è che se ne va via così. Devo uscire e rientrare. Arrivo. No, ma fai tranquillo. Sì, sì. Ma di cosa stiamo parlando? Perché la classe non è acqua, è Menabrea. Grazie, Menabrea. Io smonterò questa clip, la manderò a Menabrea, che è qui vicino a me, e gli dirò, guarda, secondo me qui dello sponsor ci sta, funziona. Potrebbe starci proprio bene. Io chiederei, Nicolas, a Riccardo Facci se questa sera ci stiamo comportando bene o no, secondo tu. Questa sera stiamo svaccando, però va bene così. Nicolas, sei riuscito ad agevolarmi delle foto? Ma mica le dovevo mettere io. Perso. Ma guarda, come vuoi. Ciao. Ciao. Cioè, se vuoi le metto io, se vuoi le metto io. Sì, tu condividi lo schermo, mi selezioni tu delle foto prima io di che devo farvi vedere una cosa. Sì, allora aspetta un attimo. Beh, ti faccio vedere le foto che ho fatto a Bormolini sto weekend. Esatto. No, piano. Ma no, che se no ci vanno via tutti dalla live, dai. Per favore, anche te, non roviniamo una diretta così. Quindi che si fa? Quindi metti degli scatti di Manfrina all'ultima gara. Degli scatti di Manfrina. Pietro, volevi far vedere una cosa? Sennò sto arrivando. Arrivo. Ma scusa, Nicolas, non ti viene il fiatone a fare tutti quegli scatti ogni weekend? Madonna. Cosa è successo qua? Il primo ritiro per incidente del buon Andrea Mabellini è avvenuto in trasferimento contro questo uomo. Ah, sì, è vero. No. Ma è Carlo Tevez, tra l'altro. Minchia, se gliel'hai piegata. Ma non hai fatto danni, dai. E qua un po' di scotch, due fascette e eri a posto. Beh, oddio. Scusa, gli è andato di scotch. Ma gli è andato dentro talmente forte che si è trasferita la livrea sulla macchina macchina dell'altro. Esatto. Praticamente un piccolo incidente, ovviamente non per colpa del buon Andrea, che inerme si è visto uscire questo da una curva a velocità imbereconda in quattro in macchina, loro... in cui quello che era dietro è finito davanti perché erano tutti senza cinture, grazie a Dio. Ma perché loro non erano in trasferimento, secondo me. No. Secondo me erano pieni di Corona Extra. No, non era Corona Extra, era Menabrea. Era Menabrea. Scusami. Assolutamente. Comunque, vabbè, e purtroppo è finita così, più che altro un po' di acciacchi non l'hanno fatto ripartire. Speriamo che non gli si sia... che non si sia sfarinato tutto nel baule a questi signori. Mi dissocio. No! Scherzo, ovviamente sto scherzando. Mamma mia! Scherzando con una battuta che avrebbero potuto fare anche su noi italiani di qualsiasi altro tipo esatto. Pizza mandolino e mafia, quindi esatto. Voglio dire. Poteva funzionare uguale. Quindi, trasferta finita non benissimo, però ci tenevo a far vedere come fosse finita la partita. Tra l'altro vorrei anche salutare Battistolli, perché invece lui mi sembra che abbia finito la benzina. La benzina, dopodiché ha avuto un altro problema, ma adesso non me lo ricordo, me l'aveva anche detto Andrea, ma ha avuto un altro problema il giorno successivo in cui era ripartito, quindi vabbè, trasferta un po' grigina per i nostri italiani. Capito Michele, ha finito la benzina. Appunto. Filippo, vogliamo sei frizzato. Ok, adesso sei, scusa. Vogliamo raccontare la tua avventura, Filippo, scusa. Il sabato sera a Follonica. Adesso la raccontiamo bene. Arrivo sullo start della PS2, vedo sul gruppo dove ci siamo io, Filippo, Magoni e altra gente e leggo: cazzo, sono rimasto a piedi. Messaggio invitato da Filippo. Questo tipo alle 8. Io, vabbè, ho detto, siamo dentro in 5, qualcuno lo aiuterà. Rimetto via il mio telefonino. Faccio la mia prova, arrivo in riordino, tiro fuori il mio telefonino e leggo, che palle, sono ancora qui. Ed era tipo passate 2 ore. Quindi io tutto dico, dovrei andare a mangiare. Però c'è una persona che è 2 ore che è ferma in statale senza gasolio, senza benzina. Quindi
Prendi la mia macchina, ragazzi, il posto più inculato del mondo. C'era nel giro di 3 chilometri, c'era solo un agriturismo che era chiuso, non c'era nessuno. Non c'era nessuno, e quindi io ho preso le mie quattro bottigliette da mezzo litro, le ho riempite di benzina, le ho portate da Filippo, gli ho fatto benzina perché io l'ho fatta io, e poi dopo l'ho portata a fare il gasolio. Tutto ciò ho perso un'altra ora della mia vita per aiutare quel genio. Però ti ho offerto la cena. Sì, un dog mi ha offerto. Va bene, grazie Michele. Prego. Quindi ricordate, o mettete benzina o mettete menabrea. Assolutamente menabrea, giusto. Possibilmente giusto. Ambrata. Io direi che menabrea ambrata. Menabrea è proprio biella biella, Damiano? Menabrea è proprio biella biella, anzi, in centro a Biella, perché l'azienda è in una delle vie del centro storico. Del centro, bene. E ricordiamo che combatte le multinazionali. Esatto. Quindi salute. Un bel progetto di marketing potrebbe essere portare la Proton con cui Damiano Giacomo correrà il rally di Liepaja e portarlo della Menabrea in centro a Biella. Sai che bella. No, Filippo, bel il Doneal, si era detto il Doneal. Giusto, c'è ragione. Quindi chiediamo anche al comune di Biella, che salutiamo, l'autorizzazione a portare la Proton Satria con livrea Menabrea in centro città. Che se, è un'operazione che mi convince già, mi ha già convinto. Non so come quelli di Menabrea non mi abbiano ancora chiamato. Esatto. Guarda, è talmente convincente che Nicola Smagoni si è alzato e se n'è andato. No, ho dovuto mettere un attimo in carica il computer, se no abbandonavo in maniera meno carina. Ma ce ne saranno ancora di Proton, Satria, Neo in giro? Secondo me ne parlo io. La maggior parte sono state, montano adesso motore Millington 2.4 e sono quasi tutte in Inghilterra. Di originali Super 2000 c'è veramente pochissima roba. Può darsi che una ce l'abbia la GL Motorsport qua a Santiago, che no. Ci correva tempo fa. No, davvero? Da quanto mi è stato detto l'altro ieri, in Italia non c'è più nulla. E se volete parlare col meccanico che ha seguito per un po' quella macchina, è qua seduto in parte a me, ve lo chiamo un attimo. Mio papà ha seguito un attimo per un po' la Proton. Quindi, ma questo mi mangiava. No, ma dai, perché tuo papà si è ritrovato appresso a una Proton? Fammi capire. Perché mio papà fa il meccanico e ha sempre seguito macchine da gara, oltre alla sua attività. Sì, però dico, la Proton non è proprio una macchina che ti capita sotto mano. La Proton è capitata perché i ragazzi della GL Motorsport sono amici di mio papà da una vita e... è capitata. Ho detto una stronzata, cioè la GL ne aveva caduto. Una. Sì, certo. Mi è caduta una Proton sotto i piedi. Quindi esatto. Confermi non ce l'hanno più però. No, è da un po' che non ce l'hanno più. Ah, bom, peccato. Okay. È ritornata in Inghilterra ed è stata appunto trasformata in una di quelle che dicevate poc'anzi. Poc'anzi. Okay, tu Pietro prima hai detto Invereconda, me la devo segnare nel mio taccuino delle parole strane. È la parola che hai imparato oggi aprendo il dizionario a caso. Esatto. Senti Pietro, parliamo di cose serie. Parliamo di quella chiave. Momento, dopo 30 minuti riprendiamo in mano la diretta e cerchiamo di tornare seri. Sì, no, allora parliamo di questa chiave. Perché io ho questa chiave, Pietro? Che perché è qui certo con me punto, a Biella. Perché a un certo punto è arrivato, a un certo punto del nostro rally Camunia, esatto. è arrivato un'entità. L'uomo della provvidenza. Non so se è ancora qui presente e ci sta ascoltando, spero di sì. In caso lo salutiamo, l'abbiamo già salutato prima. E, praticamente, cosa è successo? Il nostro rally Camunia è cominciato un po' in salita, mettiamola così, letteralmente anche. Nel senso che... Ah, sì, vero. Nel senso che abbiamo avuto qualche piccolo problema di natura elettronica, abbiamo scoperto poi.
alla nostra cara Clio Rally 5, che però alla fine poi è stato risolto relativamente con poca fatica, perché nella realtà dei fatti poi una volta capito il problema la cosa è stata di forse mezz'ora. Sì, sì, sì. Il problema è stato capirlo, nel senso che il concetto qual è stato? C'era un problema di idroguida, anzi, servosterzo elettrico della macchina, che è un po' diverso, perché praticamente cosa succedeva? Per un qualche motivo la macchina da ferma diceva alla centralina che andava a 655 km all'ora. Codigel! Quindi passare forte, grande, sei quindi, forte su quella. Io so, cioè, stavamo andando fortissimo praticamente. Andavamo fortissimo sul cavalletto. Aveva la flangia giusta. Esatto. Praticamente questo cosa comportava? Il fatto che lo sterzo si indurisse, perché la macchina pensava di essere a 650 all'ora e ti diceva non sterzare forte perché sennò ti schianti, no? Il concetto era stato un po' grazie. Mi ha aiutato. Nella realtà dei fatti mi ha aiutato a tirare 147 milioni di bestemmie in un pomeriggio. No, ci dissociamo, ci dissociamo. Ma non posso dire una cosa però? No, sono stato molto bravo. Quando ho visto che stava succedendo quello, mi aspettavo la valanga di madonne. No, invece non è successo niente. Cioè, niente. Poi alla fine, nel momento del bisogno, sei stato molto bravo. Sono stato molto bravo. Molto calmo. E nella realtà dei fatti poi appunto è arrivato il buon Livio con il suo computerino, ha scoperto questa cosa e ci ha salvato la gara, perché prima di capire questa cosa del sensore stavamo pensando tutte, smontare altre macchine, fare brigare, andare in officina a prendere pezzi, cioè, è stata un'apoteosi di cose che giustamente, non sapendo esattamente quale fosse la fonte del problema, poi è rivelatasi una cazzata da 10 centesimi, come sempre. Però alla fine hanno fatto un bel lavoro, ci hanno fatto partire al minuto giusto, non abbiamo timbrato, non abbiamo preso ritardi, non abbiamo fatto niente, siamo partiti al nostro orario, un po' affaticati da questa cosa, però ansia, sono stati molto bravi. Sì, ansia, perché sono quelle 3 ore, 4 ore più o meno che passavano dallo shakedown all'inizio della gara, che invece di passarle come al solito a sparare cazzate in assistenza, sono state 4 ore in cui dicevamo cosa fai? Partiamo, non partiamo, ce la faremo, non ce la faremo, partiamo domani, super rally, eravamo già partiti. Esatto. E quindi poi no, in realtà questa chiave qua ce l'ha data Livio per regolare i fari per le prove notturne, in realtà. Perché poi siamo partiti, però è stato grazie a lui che siamo partiti fondamentalmente. Esatto, quindi io saluto Livio, voglio dirgli che la sua chiave in buone mani è qua con me, non l'ho persa, gliela restituirò molto presto. Portamela. Sì. Assolutamente. Messaggio di servizio. Messaggio di servizio a Sanremo, ci vedremo, saremo presenti e quindi spareremo un po' di cazzate dal vivo. Quindi chi è a Sanremo nel prossimo weekend si faccia vivo. Beh, grande video. Che sia io il problema, comunque non lo scopriamo di certo oggi. Guarda Andrea Mabellini com'è diventato democristiano. È crescendo. Guarda, faccio uno screenshot io, esatto. Dubbio. Con anche la scritta sotto fai correre un Cunialdo a un euro. Lo screenshot deve contenere entrambe le cose. Io nel dubbio faccio uno screenshot, poi vediamo se servirà. Esatto. No, allora, visto che io volevo condividere. Io lo devo fare. Noi stiamo ancora aspettando le foto di Magoni. Sì, sì, infatti. Per prepararle in tutto ciò. Allora, intanto io cerco di capire. A proposito di Sanremo, Giacomo, tu hai guardato l'elenco iscritti di Sanremo? Sì, ho visto Mahmood Blanco. No! Oh, Dio mio! Ci scusiamo, signori. Per fortuna non l'ho sentita.
No, ho visto che ci sono dei nomignoli un po' così, degli outsider interessanti di poco conto. Vedi Brin e Osberg, se non sbaglio. Non chi sbaglio. Davanti a chi, secondo te? Io vedo gli italiani davanti. Sì. Oh. Mm. Detto che però anch'io. Osberg sulla Rally 2 è proprio cotto a puntino, eh. Io infatti anche, sono curioso di vedere la sfida. Anche Andrea Cognola è cotto a puntino sulla Rally 2. Questo è verissimo. Questo è ver... Tu tra l'altro hai avuto... Io per far correre un Cugnale ne metto un po' di più di un euro. Sto usando il mio account fake, vero? Grazie Riccardo, no. Grazie mille. Tra te e la mia Andrea facciamo la stagione. Voilà, no, volevo dire... cosa volevo dire? No, volevo dire una cosa riguardo sempre a Sanremo. Ah, ah no, tu hai avuto modo di sentire Andrea o Pietro? Giacomo? No, io ho visto Pietro e li ho visto, cioè l'ho visto bello carico, mi diceva che appunto mi sembra domani facciano i test e no, visto anche com'è andata al ciocco, vedendo comunque Cugnola che secondo me adesso ha una maturità e è dentro a un buon pacchetto macchina, equipaggio, team. E secondo me io lo vedo davanti sia a Brin che a Osberg. Lui sicuramente, non so già ando con la Hyundai se riuscirà a trovare la quadra, ma sia Cugnola sia ti direi anche De Tommaso e Andolfi li vedo comunque, non so se davanti ma non distanti dai due piloti del mondiale, secondo me, perché Andolfi è di casa e Damiano è andato forte al ciocco e secondo me a Sanremo può andare più forte che come andato al ciocco, senza dimenticarci Albertini. Cioè secondo me sarà la classica gara in cui gli specialisti, ovvero gli italiani, potranno dire la loro, e non li vedo i due stranieri davanti così, no, a prescindere. Forse più Craig paradossalmente di... Sì, vedo più Craig, ma con il fatto che adesso lui guida soprattutto la Rally 1, non lo so. Il passo indietro dice che sia difficoltoso. Di chi è la macchina? GB, credo. GB. No, non GB, scusami. G-Car. Il suocero. Dipende un po' tutto da che prove fanno, secondo me. Dipende da che prove vanno a fare il fatto di chi può stare davanti. Allora, secondo perché... me, prendendo tutti gli iscritti a parità di feeling con la macchina, io se dovessi fare un pronostico direi basso. Davanti. Attenzione. Oh. Colpo di scena. Però con il fatto che non ha la Hyundai in mano, secondo me gli farà pagare quel decimo al chilometro, che comunque vuol dire tanto. Che sì. E vi presi così, sì, li vedo. Poi sì, dipende dalle prove, dipende dal meteo, però sì, secondo me Cugnola, De Tommaso, Albertini e Andolfi si possono mischiare tra Brin e Osberg. Tra l'altro finalmente tornerà un po' di Ford nell'italiano, perché ormai è la fiera, è la sagra delle Skoda. Tornerà la Ford, punto, perché anche nel mondiale l'abbiamo vista abbastanza nascosta. Vabbè, però insomma... 50-50 in realtà, perché la Rally 2 intendo, la Rally 2, solo la Rally 2 dico. Fa anche piacere, visto che insomma è brutto quando in un campionato dove ci sarebbero potenzialmente tante case, invece ce n'è poi una, due. In realtà però, abbiamo detto che ci sono un miliardo di Skoda, però i due... pretendenti, comunque i due favoriti, non hanno la Skoda perché uno e questo è un grande paradosso se poi guardiamo invece agli elenchi delle gare di zona, per esempio, dove è una schiera di Skoda. Trofeo Skoda, sì. Infatti anche da questo punto di vista sarà interessante vedere il confronto Osberg-Cugnola, perché non so chi dei due sia il riferimento per chi a Sanremo.
Sarà interessante guardare. Parole forti. Questa sera a Service Park, parole impressionantemente forti. Tutto merito. Dai. Io la domanda che vi faccio io invece è, tornando, vabbè, oggi stasera sono fissato, tornando al buon Mabellini, pronostici, no, anzi, due pronostici voglio, due rotomotrici e Ciri Junior. Aspettate che devo ritirare fuori l'elenco di schifezza. Aspettate un attimo che lo tiro fuori io. No, Ciri Junior, Michele Bormolini. Cosa? Ah no. Ho sbagliato stagione, Giacomo. Sei rimasto indietro di un paio di anni. Ma Bormolini cosa fai quest'anno? No, questa domanda qui non ha più senso di essere fatta per quest'anno. Allora, parliamo di due ruote motrici. Vedete il mio schermo? No, aspetta che lo condividiamo. Condividici. Arrivo. L'elenco iscritti. Vai tu. Eccoci qua. Due ruote motrici. Allora, vediamo. Allora, Sono Maschini Corre. Molto bene. Un saluto a Rachele e a Nicola Arena. Pisani, Mabellini, Campanaro, Bottarelli. Tiramani, Fiore, Cazzaro. Allora, secondo me sarà una bella sfida tra... Dipende se Farina prende in mano la macchina, perché è già la seconda gara che fa, cioè saremo già alla terza gara, quindi Farina potrebbe fare qualcosa di interessante. Bottarelli, che anche lui se la prende in mano può andare forte. Pisani, Mabellini e Campanaro. No, però Campanaro... non devi leggere l'elenco, eh. Cioè, sì. No, ho tirato fuori i cinque pretendenti. Così è pure facile così. Io direi, secondo me si rinnova la sfida Pisani Mabellini del Ciocco, esatto. Però con in mezzo Bottarelli. Bottarelli secondo me torna su alla grande. Torna aggressivo. Però voglio vedere sono curioso di vedere Pisani fuori, diciamo, da casa sua. Secondo me vero. Allora, Pisani e Mabellini fanno, secondo me, hanno un altro passo, come anche Bottarelli. Io per Sanremo, così, se dovessi proprio puntare su uno, dovessi sceglierlo, andrei su Bottarelli solo perché l'ha fatto più volte il Sanremo, non solo perché l'ha fatto più volte, perché va forte, è a livello degli altri due e può contare sull'esperienza nelle strade. Anche Pisani l'ha fatto, ma Pisani l'ha fatto più anni fa rispetto a Bottarelli, mi sembra. Tra l'altro io vorrei... più che altro non so che prove ci sono quest'anno. Non ho guardato ecco, e infatti su questo volevo mettere una così... Vai. Una sottolineatura. Vai Pietro, cerca quest'anno gli organizzatori del Rally Sanremo si sono dimenticati che in quelle strade hanno 1 miliardo di inversioni spettacolari, quest'anno le hanno scientificamente evitate. È un dispiacere, veramente, è un dispiacere, perché avrebbero un sacco di inversioni e invece hanno preso i tratti di strada tra le inversioni, escludendole scientificamente. Un peccato. Quindi abbiamo Day 1. Aiuto, ce la faccio. Allora, prendi il tabelle tempi di distanza. Ma no, stai fermo. Che è più semplice. Allora, guarda, è molto semplice. La salita di Baiardo, che è la prima prova, probabilmente in live. Sono una serie di curve. E comunque, sulla due ruote motrici, la Rally 4, io stavo parlando della Rally 4, perché la due ruote motrici la vince Amelio col 106. Ah, giusto, è vero. Ah, certo. Amelio, penso che sarà sui tempi degli R5. No, vabbè. Se gli prende lo schizzo, gli sta davanti a Brin, così. Sì. E avremo l'ennesima dimostrazione che se gli danno una VRC... sta davanti a Auger. Ti spiegherò una cosa, non c'è a meglio. No! Però c'è Auger. No, però ci sarà il post su Facebook di qualche appassionato che scriverà Emma c'è a meglio. No, Emma a meglio col 106. Sì, ma il discorso sulle inversioni dalla tabella tempi non viene fuori. Se tu ascolti Michele Bormolini... No, noi vogliamo guardare come si chiamano le prove.
Ma cosa ti importa? No, guarda la cartina. Sono più belli i nomi delle prove. Ritirami fuori la cartina. Almeno ciao, contento. Sono ciao, sono la cartina. Allora, la salita di Baiardo non ha... Cioè, è il tratto classico, famosissimo, sempre ripreso, che sale su fino a Baiardo e boh. Che è la prova spettacolo, tra virgolette, esatto. La prova televisiva, la prima prova. Esatto. Poi, arrivati lì, vanno a fare la prova 2, scendono da Ceriana, risalgono dall'altra parte, e anche lì hanno scientificamente evitato le inversioni, tant'è che il bivio di Vignai, quello che sale al Monte Ceppo, non lo fanno, passano dritti e tornano al quadrivio del Ghimbegna. Tornati al quadrivio del Ghimbegna, riscendono a San Romolo, e anche lì sono una curva dietro l'altra. Nessun accesso. Nessuno. Non c'è nessun accesso, non c'è nessuna inversione quando ne avrebbero una tonnellata, e nel day 2 lo si nota ancora di più perché hanno scientificamente evitato, faccio un esempio. Vai di tappa 2. Un attimo. Eccola qua. Allora, se tu noti la prova di Andagna è tutta la discesa dalla cima della montagna fino giù alla rocca di Andagna ed è una curva dietro l'altra. Tutte bellissime, però. Poi, Molini di Triora, la salita dell'Angan, lunga fino quasi a Pigna, e anche lì prova stupenda che ha fatto la storia, ma... E poi dopo risalgono per e rifare... L'unico accesso è questo qui. Esattamente. Tutta la gara, esattamente. Però, se tu consideri che quella, girata in un altro modo, dal Monte Ceppo a scendere verso Molini, lì si creava un'inversione bellissima, stupefacente, che ha segnato la storia del Rally di Sanremo, insomma. E tutte le inversioni le hanno evitate. La prova di... Ti faccio una domanda. Secondo te non l'hanno fatto apposta, tra virgolette, per un discorso di pubblico sulle prove, che in teoria non poteva esserci, in teoria hanno aperto anche il parco assistenza adesso. Ma anche quella cosa lì io non l'ho capita, sinceramente, perché c'è chi mi ha detto di sì. Io mi fido di Andrea Crugnola ha detto che sì, si può, e io mi fido di lui. Andrea Crugnola anche a me ha detto di sì, però se tu vai a vedere il protocollo ACI, in teoria c'è scritto, non è ancora così, lo dovrei recuperare, che comunque bisogna passare dal 100 al crediti. Per questo weekend il braccialetto, in teoria. In pratica al Maremma non potevi entrare. Ma beh, era prima del coso, Era prima del decreto. Ok. Beh, allora, che l'abbiano fatto apposta per evitare di avere del pubblico sulle prove, indubbiamente sarà così, perché non solo non ci sono inversioni, quindi punti di interesse, ma non ci sono neanche accessi. E io lì già come ti volevo, perché qui apriremmo condizionale, perché non lo faremo, perché siamo dei galantuoni. Nicola Smagoni? Non apriremo. Abbiamo visto il pacco di Nicola Smagoni. Dicevo, noi non apriremo la parentesi dei rally che vorrei e non diremo le frasi che ci verrebbero da dire, tipo allora perché cosa si corre, ma la delta e tutte queste cose qua. Siccome siamo dei signori, non lo diremo. Rimandiamo le puntate del podcast. Esatto. Ormai lo diciamo da troppo tempo, le dobbiamo fare però queste puntate del podcast. Quindi... Ritorneremo a breve. Magoni è stato bannato da... dopo che ha buttato il pacco di mezzo. Tra l'altro io ho ancora una condivisione schermo di Nicolas, vediamo se... No, non condivideva niente. Non si vede il pacco di Nicolas, non si vede sullo schermo. Esatto. Damiano, c'era Riccardo che... Ma guarda che la condivisione, io non so cosa ho sbagliato, ma dovrebbe andare. Allora, Damiano, ma perché ti piacciono le inversioni, le curve più stupide del rally? Un po' è vero, hai ragione, però guarda, per chi corre è vero, ma per chi guarda alla fine sono un bel momento di spettacolo. Certo che se poi arrivi lì, fai proprio le cosine stitiche... Che quasi non vuoi farle, allora secondo me c'è da distinguere. È vero, Riccardo, che sono i punti più stupidi, più noiosi, però cioè,
ci sono, servono anche quelli, nel senso che nei passaggi veloci vai a vedere lo spettacolo, il cuore e la differenza tra il pilota e l'autista, ma nelle inversioni c'è la parte goliardica, di trovarsi, di socializzare, di condivisione della passione, no? Cioè c'è la parte un po' più leggera dei rally. È un po' anche un esempio per dire il Col de Turini, se ci pensi non è un passaggio, esatto, che dici molto esatto. Però c'è la questione ambiente che... Stavo proprio pensando a quello, cioè pensa all'inversione, quella del Sanremo, non mi viene in mente il borgo. Perinaldo, Apricale, San Apricale, Bernardo di Comio. Ma quella del Sanremo storico sul borghetto in Toscana. Nerbisci. No, ci hanno fatto il rally ultimamente. Chiusdino. Esatto. Anche le due curve di Chiusdino, cioè non erano niente di che, ma cioè, hanno fatto la storia proprio perché ci sono i passaggi da pelo, ma ci sono anche i passaggi in cui la gente si ritrova per tra un passaggio per bere l'altro, bere Menabrea. A proposito di Menabrea, Pietro, per cortesia mi agevoli in condivisione schermo la foto che vi ho appena girato? Sì, ti prego, fallo. Sì, vi prego, fatelo. Questa, sì, okay. Vi prego, quella fatelo. Sì, ok, aspetta. Vi prego, fatelo, è stupendo. Voglio ringraziare per questa foto al volo Nicolo Barla, che salutiamo, navigatore che probabilmente, io credo, sarà impegnato a Sanremo, e lo ringrazio per questo splendido montaggio al volo. Sì. Che ci ha fatto. Livrea 2022, signore, è già ce pronta. La faccio, ce la faccio, giuro che ce la faccio, non ce la faccio. La livrea per Giacomo Cugnal, già pronta, già applicata sulla macchina, sono già i test, perché si sono portati avanti, esce solo adesso il comunicato, però i test sono già partiti un paio di giorni fa con una macchina storica. Eccola qua, Giacomo Cugnal con main sponsor Menabrea. Tra l'altro io vorrei far notare che a questo punto dovremmo chiamare in live Aldo Malchiodi e dirgli: guardi, sì, dottor Aldo, qui secondo me... Guarda, la C2, quella C2 lì sarebbe una macchina ancora competitiva, come può confermare... Esatto. C'è Niccolò Gonella che è arrabbiato con i capelli. Sei stretta. Esatto. Beh, non di sicuro il tuo parrucchiere. Anche perché lui non ha un parrucchiere, saranno 5-6 anni che non vado al parrucchiere. Minimo. Beh, tu però invece sei andato alla Vileda, cazzo. Perché? No, dai, ma cosa c'è di strano? Michele, ma lo dico io che ho dei capelli che sono fuori dal mondo, cioè Che te sei stai un altro di quelli... Ma infatti... Giacomo, Giacomo ti chiami. Una cosa, secondo te, pensando alla R2 che hai conosciuto tu, tra virgolette, sì, rispetto a quelle che sono le R2 di adesso, quindi le Rally 4, sì, dove pensi che ci sia differenza con... Cioè, scusate. Quale pensi che sia per uno che sta imparando, che deve iniziare, diciamo, la scelta più propedeutica? Allora, secondo me, a vedere le macchine di oggi, l'R2 con cui ho iniziato io, Twingo, e sicuramente la C2 non lo so, ma adesso farebbero i tempi delle Rally 5, probabilmente, credo. Sì. Secondo me la macchina di adesso perfetta per iniziare è la Rally 5, perfetta proprio. Sì, la è perfetta. La Rally 4 secondo me inizia ad essere tanto impegnativa, perché va più forte di una DS3 R3T. La DS3 R3T era già una macchina professionale, e per le velocità che fai secondo me vanno troppo forte. Una macchina per iniziare rimangono le R2B o le Rally 5. Io approvo la Peugeot 208 R2B. Secondo me invece la Clio è molto molto molto, avendole usate tutte e due, è molto 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 più facile.
Ma posso dire una cosa? Secondo me la Clio Rally 5 è troppo facile per iniziare. Forse quasi troppo. Esatto, perché un conto è dire la macchina facile per iniziare, un conto secondo me è quella che ti insegna ad andare forte. Esatto, un conto è la nave scuola, un conto è una macchina con cui inizi ad andare forte. La nave scuola, secondo me, ad oggi rimane... No, nave scuola sono d'accordo. Macchina la facile, nave... io... Nella nave scuola rimane un N1, vale. Cioè, no. ma a quel punto ascolta, adesso ok per un discorso di costi, ma per prendere un N1, un 106 N1, la Clio Rally 5, vai un po' più forte, è vero che magari è, cioè alla fine la capisci in fretta e però comunque portata al 100% comunque fai delle cose abbastanza croccanti, eh. No, allora sicuramente... Quando non mi lì come andava in giro, sempre per tornare a Stiamo specificando un po' troppo, è ovvio che tu prendi e parti con una Rally 5, va benissimo. Sicuramente per andare a livelli di propedeuticità inizia ad essere troppo secondo me la Rally 5, perché effettivamente vai troppo forte, ma io penso a un 16enne, un 18enne che si butta pronti via prima macchina da corsa, forse la Rally 5 è troppo, ma come ci insegna il buon zio Jimmy Franco Cunico, secondo lui bisogna montare sull'R5 e fare i tempi, quindi stiamo parlando proprio di altre cose, per rispondere a Filippo, secondo me la Rally 5 va benissimo ad oggi. Vero, approvo. All'epoca io consideravo la C2, che era stata la seconda macchina, io arrivavo da una Twingo prima evoluzione, cioè 165 cavalli e cambio sequenziale, non quella che hanno fatto dopo. Quella era buona per iniziare, però io già consideravo la C2 e la 208, quella che ha guidato anche Michele, uno step di professionalità, sì, della macchina. Sì, quello decisamente. Se vuoi partire non da prima gara, dici? No. Già la C2 e la 208 io le vedevo come macchine che devi averci fatto almeno 3-5 gare e aver imparato dove gira una macchina da rally. Vero. Se invece vuoi partire con una R2, io, visto che l'ho provata, posso consigliare la Fiesta Rally 4, che quella alzo perché cammina, però è facile, molto stradale, quindi quella lì può essere un bel compromesso. La consiglia se non vuoi anche partire Pietro Manfrini, io credo. No, cattate a parte, è vero, è molto facile anche la Fiesta sull'R2, cioè R2B, ex R2B o RL4. È vero, cammini tanta coppia, va dappertutto, lo sterzo è abbastanza semplice, cioè la 208 R2B per essere una macchina è una macchina da gara, già di un livello da guidare paradossalmente, sì. Io per ma anche la C2 R2 quella io non l'ho guidata, quindi non lo so, purtroppo me, però dico la scusa Filippo, la 208 Rally 4 paradossalmente da portare al limite per quei 5 giri che ho fatto io, giusto per, cioè, non l'ho provata realmente in gara, però idealmente sembra una macchina che è un po' più facile da portare al limite rispetto all'R2B. Magari dico una bestemmia, però l'R2B devi sapere usare anche il motore. Con la Rally 4 invece le macchine turbo perdonano tanto, è quello esatto. Che è di questo che parlavo quando dico che proprio partire con una Rally 5 è troppo facile, nel senso che sì, ci stiamo facendo un po' le segmentali, ma perché poi in realtà quelle usi nel mondiale, ma effettivamente con qualsiasi marcia tu sei, la macchina esce dalla curva, esatto, cioè non ti fa misurare più che altro con te stesso. Cioè, non ti fa imparare a te la roba. A livello tecnico ti insegna meno, tu dici. Come facciamo, ad esempio, noi all'Ice Driving School, quando si fanno i marchetta, corsi... Marchetta! Questa è un'altra marchetta, questa altra counter marchetta. Marchetta, tutto insieme. Quando vuoi imparare, parti dalla macchina base e poi sali.
perché esatto. Se parti dalla macchina forte, c'hai il motore, c'hai la macchina che ti copre il 90% degli errori. Certo, e quindi tu dici, cazzo, però sto andando forte, però c'hai la macchina che ti copre tutto il resto. Io sono completamente d'accordo, però mi scontro con la realtà fattuale, e la realtà fattuale è che l'ultima volta che sono stato al Roll Bar da Riccardo Facci mi sono trovato mezz'ora a discutere con Franco Cunico, che mi diceva, ma vaffanculo, le due ruote motrici bisogna salire sull'R5. Quindi quello è un tema ancora aperto, quindi... Vogliamo rilanciarlo. Io sono d'accordo. Riccardo Facci, per cortesia, risolviamo questa questione. Grazie. Facciamo salire Giacomo su un R5. E poi, aspetta, c'è Luca Cominelli che dice un'altra bella cosa, ovvero le race start che stanno davanti alle N2 non le prende in considerazione nessuno. No, ma per il fatto che per, io non che... le prendo in considerazione perché bisogna montare sull'R5, ribadisco. una cosa intelligente. Secondo me le racing start non le prende in considerazione nessuno per due motivi. Uno, non sono macchine di moda. Due, bisogna vedere chi e come le fa. Il problema è delle racing start. Tre parte col numero 279.000 e quindi tendenzialmente fai due prove di 15. No, il problema delle racing start è che chiaramente diciamo che sono auto. Grazie Marco. Sei un vero gentiluomo. Grazie. Non dico quello che sto pensando. Comunque viva le R8, non le R5, visto che è giusto, lui può dire anche quello. Tra l'altro. No, sai, ecco, questa mi faceva pensare a quando Giacomo Gliari aveva scritto sulla macchina basta un pugno di cavalli per godere, scritto su una Subaru Impreza WRC. Ecco. Grazie. Virgola, grazie. Virgola. Grazie. No, il tema delle racing start mi è particolarmente caro perché io sono 7 anni che sto cercando di finire la mia e non finirò mai di quella macchina. Cioè, arriviamo a un certo punto, per favore. No, non ce la farò mai. Però no, il problema delle racing start è che nessuno... Che ci scrive da questa parte. Ma io credo che se tu chiedi a Menabrea, già da Damiano... Me la fanno finire la macchina, credo anch'io. No, hai ragione. Il problema delle racing start è che sono auto di proprietà, che ognuno si prepara per i fatti suoi. Esatto. E nessuno le noleggia invece a tamburo battente. In qualche occasione sì. Sì, però, è una roba rara, cioè c'è qualche mini che è a noleggio, mini, però... C'è tutto il discorso... BMW. Mercato. Bravo, BMW. Che quindi quello è un mondo racing start molto particolare. Sì. Che ho affrontato anche, ed è anche nel suo interessante, però non sono macchine di moda, secondo me, quello è il vero problema delle cose, quindi la gente poi, non sono macchine di moda e non sono macchine che puoi mettere, cioè non puoi paragonarle. Allora io dico una cosa qua, la dico qui, registratela, sono pronto a metterla in pratica in ogni momento. Se mi date una mano a finire la mia racing start, vi giuro che corro con le gomme dietro da terra. Lo giuro e lo faccio. Mi dici cosa ti manca? Cosa manca a questa racing start? Devo sistemare i sedili, perché l'attacco dei sedili bisogna saldare un paio di cose, montare ancora staccabatterie, 4 puttanate, e poi la macchina è finita. Hai finito! Cioè, sei alla fine! Ho capito, io non sono un meccanico, il mio meccanico... Mezza giornata di lavoro dal meccanico! Si cambia meccanico! Io non sono un meccanico, il mio meccanico non è un meccanico. Esatto, bravissimo, esatto, proprio così. Benvenuto in team... E poi, quando arriverò ai 15 all'ora di traverso, faremo diventare le racing start di moda. Ecco, va bene. Ecco, facciamo, fallo, dai, fallo. Non ti navigo. A proposito di pilota navigatore, facciamo vedere la foto. Ecco. Oh, signori, torno a Nicola Smagoni. Nicola Smagoni, fotografi. Dove, scusate, ho un piccolo, ok.
Ci sono. Ciao, siamo sempre noi, siamo molto belli, non tanto. Che belli. Nicolas Magoni sta riuscendo a vai sulla foto dopo e poi faccio la marchettona a Nicolas Magoni. Questo sono dopo? Io che... Ok, esatto. Cioè, ha reso bello pure i capelli di Damiano. Damiano, sì, esatto. Hai visto? Quindi, è pure magia. Il socio della cattiveria nei confronti di Damiano, che non sa me. Ma ti ho fatto appena la marchettona. Cioè, dai. Ecco, questa piccola se la devo criticare, però, perché sembro largo due volte quello che sono, che già sono largo abbastanza. ma è la macchina da gara che schiaccia. È la macchina da gara che schiaccia, ok. Non pensavo alla macchina fotografica che allarga. Non so da dove è uscita, però... Vabbè, la 2022 la macchina da gara schiaccia. No. Eccola, grazie. Cosa? No. Niente. Ho detto, la Fiesta niente. Effettivamente schiacciava, no? Sì, no. Esatto. Esatto. Parliamo delle recenti in uscita di Baby. Ecco, ok. Finiamo le foto e poi parliamo. Sì, no, finiamo le foto. No, ma le foto in gara sono fantastiche, ma io voglio sottolineare che mancano nei rally le foto quelle fuori dalla macchina. E Nicolas... Io finalmente nei tagli. Le fa. Allora, io... Guardami come stai abbracciando quel sasso. Io potrei aprire un discorso che credo che non siamo in grado di gestire dopo un'ora e 0,5 di live, ma sono stronzo e lo faccio lo stesso. Io vengo dal mondo della pista e con Michele settimana scorsa ho rivissuto dopo un anno in pista, fantastico, dopo un anno in pista ho rivissuto il mondo dei rally da dentro il paddock. E devo dire che un po' questa cosa che dici tu, Damiano, dell'assenza di contorno, diciamo, dei rally, è un po' data tanto dalla mentalità che i team hanno nelle strutture e in quello che mettono in gioco quando vanno a fare un rally. Cioè, per come è strutturato il contorno, il parco assistenza, non il pilota o chi comunque fa intrattenimento legato al rally non è incentivato a fare intrattenimento anche legato al dietro le quinte. Si fa fatica. Se voi avete mai percepito questo... Sì, assolutamente. Sì. Facendolo, cercando di farlo, sì. Posso poi anche perché al Maremma eravamo sfortunati perché avevamo l'assistenza per la lunga e non per la larga. E quindi se volevi andare a guardare le macchine dovevi farti 2 chilometri a piedi prima di arrivare da due macchine croce. Al di là di quello, io penso anche alla singola struttura di ogni team. Cioè, se la guardi con un occhio da pista, sembriamo degli scappati di casa. Sembra abbastanza esatto quello, quando ovviamente non è così, perché poi tutti i team a livello tecnico sono super avanzati. Però è proprio un'impressione, un contorno che non ti fa manca un po' di circo. Manca un po' di circo che secondo me a livello di mercato sarebbe super d'aiuto, perché il gentleman driver viene, diciamo, attirato. Qualcuno lo fa e viene sfottuto nel rally. È quello il problema, è quello, il fenomeno. Esatto. Vieni sfottuto perché qui è un po' come l'adesivo sulla Panda, no? Niente cinture, qui si muore da eroi. È la stessa cosa nei rally, niente puttanate perché qua invece siamo tutti brutti, sporchi e cattivi. Sì, ma... Esatto. Però è una cosa, secondo me, ci deve essere... cioè bisogna che chi lavora dentro i rally, e qua lo dico per cercare di fare una mezza revolution, a mio parere c'è bisogno che lo capisca, perché questo porta mercato e porta fondamentalmente porta opportunità a tutti di fare le cose in un certo modo. Anche perché poi tu lavori con il re, secondo me, di quello che è il far vedere alcune cose. Cioè, tu hai un ottimo maestro, secondo me. Sì, infatti ti dico, è per quello che lo vedo da un punto di vista un po' snaturato il mio, perché io vengo da una realtà molto diversa. Però se si riuscisse a portare questa roba qui nei rally, secondo me, io credo che sarebbe una cosa interessante. Ecco, quindi la porteremo. Service Park porterà cose. Signori, cose dentro i service park. Signori, questa sera parole forti di Giacomo, parole forti di Filippo, parole forti di tutti noi che stiamo rivoluzionando questo mondo del rally in cui sembriamo degli scappati di casa e non è così.
E ovviamente anche a chi è alla prima gara sull'R5, se no... Esatto, ovvio. Vabbè, sì. Signore, signori, state assistendo all'inizio della rivoluzione nei rally italiani. Qui lo dico. Sciore e sciori. Tutto merito dell'alcol. No! Grazie Menabrea che ci stai. Però in tutto questo Nicolas è pronto, è assolutamente pronto a soddisfare ogni vostra esigenza comunicativa e di marketing. Ha gli occhi a forma di dollaro, guardalo, lo vedi? come diceva Filippo Bossetti, la rivoluzione nei rally sta nei service park. E qui nomen omen. E quindi qua aggiungiamo un'altra spunta su marchettata, nuovo numero più uno. No, io non ho fatto marchetta. No, l'ha fatta Giacomo stavolta. L'ha fatta già, ok. Va bene, sentite ragazzi, io vi lancio l'ultimo argomento che avevo pensato per la puntata, dopodiché poi possiamo anche tirarla lunga. Scusa Damiano, aveva chiesto anche Riccardo Facci di un tema. Vero, giusto, bravissimo. Allora, facciamo così, facciamo un passo indietro. Voglio salutare Flavio Brega, che mi ha fatto molto piacere che mettesse gli adesivi Service Park sulla sua Skoda R5 al Rally Camugna. Li ho messi anch'io, non mi hai detto neanche grazie. Ma se sei qua stasera. Mola. Ma guarda che veramente... Sei qua stasera. Oh, Damiano, Testone. Tra l'altro non t'ho manco mandato le foto. Io ho messo i loghi di Service Park sul casco. Non t'ho manco mandato le foto. Meraviglia. Quel giorno in cui prenderò un volante in mano, magari si vedrà... Ci saranno dei casi. La famosa punto Super 1006. Esatto, va bene. No, allora, quindi, salutato Flavio Brega. Saluto Mattia Raffetti, assolutamente, che abbiamo avuto modo di chiacchierare due weekend fa. Anche lui sarà oggetto di attenzioni. Di attenzione, sì. Assolutamente sì. E poi sì, Riccardo Facci, però non ho capito. L'ho attenzionato io a Rieca con le Twingo, quindi. Ah, ok. Non ho capito perché Riccardo tirava in ballo Nucita, Avbeli. E cazzo, loro vanno forte perché hanno dell'esperienza su quelle macchine, non sono proprio gente che è salito ieri. No, allora io credo che Riccardo volesse così una piccola analisi su come è andata la gara dell'IADC nelle parti alte. Tra i primi, esatto. Peccato Rossetti, che ha tirato una bella bomba. Molto peccato Rossetti. Mamma mia, che brutta che l'ha tirata. Ma ce l'abbiamo un'immagine? Posso dire, molto strano. Te la tiro fuori io quando sono passato. Non è da Rossetti fare quegli errori, no? O sbaglio? Questo era una prova che non perdonava. Quel punto lì non perdonava. Sarà stato anche ben sotto pressione, perché io ho visto dei tempi, erano tutti molto vicini. Rossetti è stato abituato a essere sotto pressione nei vari. Lui è una delle prime gare sulla Skoda, o sbaglio? Se non la prima no, ha fatto le RC ancora 3 o 4 anni fa con la Skoda. Con la Skoda di Pia. Al di là di questo, cioè, non è da Rossetti fare quell'errore, quindi questo dice tanto sulle prove, sulle condizioni del Maremma. E al di là di questo, Nucita va forte. Nucita è un pilota estremamente competitivo in Italia, uno che farebbe paura a chiunque e fa paura a chiunque, e tant'è che ha messo in difficoltà Avbeli, che l'anno scorso, pronti via nell'IRC, non aveva praticamente rivali. E Avbeli mi fa sorridere perché è un grande, è uno che arriva dalla Slovenia, arriva qua, fa tre passaggi di ricognizioni e va flat out, e fa i tempi dei piloti esperti tipo Rox e tipo Nucita. Quindi un grande applauso a Belli, che si conferma un grande, grande pilota. L'unica immagine che ho di Rox è la seguente. Ecco, perché io non ho visto la... Sì, si capisce poco e niente. Però mi hanno detto che è una bella tuonata. Scusatemi, arrivo. Una bella pippina.
cioè non so no, come ma... ci sia arrivato lì, non capisco come sia arrivato quello discorso. È uscito sulla adesso curva prima. Sì, vedo, esatto. vedo là in fondo sì, la terra portata dentro, quindi probabilmente ha fatto ha fatto due sponde, tipo. A me condividi il mio. Arrivo. Vai. Cosa Ok, qua sono sul mio passaggio, ovvero mi avevano appena fermato la prova, quando siamo arrivati c'era Rossetti qua su una sinistra 4 scivola e una Clio che è entrato fortissimo e l'ha tirata. Da quel che so, da quel che mi hanno detto, in 5-6 hanno rischiato di centrare la macchina di Rossetti. Mi sa che la Clio qua l'ha centrata, la Skoda, ed era una curva molto, ma molto scivolosa. Bene, lo posso confermare. Tu hai scivolato, Michele? Io ho scivolato assai, anche se me la sono segnata, avevo segnato tutto il possibile, era detto, però comunque rischiato. Del resto con le Scorpion al posteriore è normale che... Ma sì, potevo avere qualsiasi cosa che... Se mettevamo le Svezia, probabilmente tenevano di più. Bello. Era Scorpion quella da terra, sbaglio? Sì. Posso chiedere una cosa sul logo di Michele Bormolini e poi la chiudiamo? Sentiamo. È voluto il fatto che il logo assomiglia a un dito medio o... No, in realtà no, giuro che no. Cosa dire? In realtà quando sì, è stato... In realtà sì. Lui non lo sa, ma sì. Lui non lo sa, ma sì. Ormai è stato ideato molti anni fa quello. Bilippo Communication... Beh, ci sta, dai, sì, messaggio subliminale agli avversari. Esatto. Quello è il Bilippo Communication di 5 anni fa, quando eravamo molto piccoli. È venuto fuori una bella cosa, però. No, io volevo introdurre l'ultimo... Adesso poi vediamo se riusciamo anche ad avere delle immagini in movimento dell'uscita di Rox. Salvatore, mandami un link da qualche parte. Chiediamo a Salvatore che ho visto Carta, io che è sempre qua con noi, se può agevolarci un link. No, io volevo poi introdurre, e ve la butto lì, questa cosa del non si può scaldare le gomme prima della prova speciale. Domanda al Maremma, com'era la situazione? Cioè vi hanno fatto la testa dicendo mi raccomando non si scaldano le gomme? Sì, quello sì. E c'era anche, molto controllo. C'era anche molto controllo e da quelli che avevo io intorno non c'era molto molta esagerazione, diciamo. Posso dire che ne ho vista di esagerazione. Quando ho fatto la foto col trattore, che ero poco prima della prova di tatti, ho visto cose. Da me? No, non da te. Ah, il concetto secondo me è che ho espresso anche nel video del Camulia. Sul canale YouTube di Pietro Manfrin, altro marchettone che hai fatto tu, io non l'ho fatto sì, niente. Ma questo è un co-branding. Il concetto, secondo me, fondamentale è il seguente: bisogna fare le cose con la testa. Perché? Perché le gomme, un minimo, devono essere scaldate, perché se no non funzionano. Le gomme da corsa devono essere scaldate. Il fatto che sia stato vietato di scaldare le gomme è una grandissima cazzata, per quello che penso io, e mi espongo personalmente sulla cosa, ma è stato fatto perché è pieno di persone che non sono rispettose di questo discorso. Perché si può, c'è modo e modo di scaldare le gomme. Le gomme si possono scaldare, basta farlo in maniera intelligente e nei posti in cui non rompi le palle a nessuno. Perché se lo fai in un posto dove non rompi le palle a nessuno e non ti metti a fare il pazzo in centro abitato o in mezzo alle altre macchine, comunque il problema non si crea. Oppure fai, come succede nel mondiale, un pezzo da punto A a punto B in cui solo lì puoi scaldare le gomme e allora crei sicurezza. Sì. Punto. Oggi io parole forti qui a Service Park abbiamo deciso parole forti di da un tesserato, parole forti ah tesserato. Guarda, o forse guarda. Ex o forse è, non lo sapremo mai.
No, ma è assolutamente condivisibile. Io questa volta non dirò mi dissocio, anzi mi associo a questa... Parole forti. No, esatto. Lo so, sì. Appunto. No, il discorso è che io, Pietro... È ovvio che la gente scalda le gomme abusivamente, cioè adesso non vorrei dire cose... No, attenzione, io volevo porre l'accento su questa cosa qua. Io ho mandato a Pietro, se Pietro le può mettere in condivisione, due immagini del regolamento che sono andato... Tante cose stasera, non so... chiedo scusa, Pietro, lo so. No, arrivo. Vai. No... Ho condiviso con Pietro lo screenshot dei due punti in cui questa cosa viene messa per iscritto nel regolamento sportivo e c'è una cosa che mi ha un po' fatto così sorridere, perché non solo viene detto che bisogna rispettare il codice della strada e questo è di default e mi sta bene, ma c'è proprio scritto che non si possono scaldare le gomme. E quindi mi chiedo, ma è proprio esplicito il fatto? Cioè io posso paradossalmente, eccolo qua, nei settori di trasferimento è vietato procedere zigzagando al fine di scaldare gli pneumatici. Ecco, è quello il concetto. Al fine di scaldare ogni infrazione a tale norma verrà dai giudici di merito, comporta la penalizzazione di 3 minuti da parte dei commissari sportivi. E poi l'altro screenshot che... arrivo. Prima del CO della super prova speciale, quindi questo è solo della super prova speciale, i giudici devono controllare il rispetto del codice della strada, e anche qui non si capisce perché mi devi dire solo prima della super prova speciale, vale sempre, ma a parte questo, effettuazione di manovre non corrette, come scaldare le gomme e zigzagare. Ma attenzione. Ma perché molti considerano lo scaldare le gomme solamente zigzagando. Questo non è minimamente vero, perché puoi scaldare le gomme anche in altri modi. Che non è zigzagare mettendo in rischio e pericolo altre persone. Tipo però questo zigzagare si può fare leggermente, tipo, stando all'interno della corsia, per esempio, quando non arrivano le altre macchine. Semplicemente farlo in un modo intelligente. Semplicemente accelerando e frenando, riscalda il freno, che riscalda il cerchio, che riscalda l'aria all'interno, che riscalda la gomma. È un lavoro più lungo, ok, bene, io lo facevo, iniziavo a 10 km invece che a 5, però io arrivavo sulla prova con le gomme più o meno in temperatura. Certo. Quindi, se ti vuoi adattare, il modo per adattarsi c'è. C'è, esattamente. Si può fare, tutto si può fare nella vita. No, quello che non capisco è che invece di dire, signori, si rispetta il codice della strada, faccio dei controlli e se ti becco a fare il pazzo, è già una cosa prevista dal codice della strada, è guida pericolosa. Quindi è già guida pericolosa, quello. Certo. E invece no, mi devi specificare che è proprio per scaldare le gomme che tu non puoi. Ma non ho capito, scusami. Cioè io posso i trasferimenti tirati che ti lasciano tipo un minuto di margine, però in quel minuto devi fare pressioni, mettere il casco e muoverti, allacciare le cinture, allacciarle bene, perché c'è gente che non le allaccia. No, quello che mi fa strano è che appunto siamo di fronte a un oggetto, la gomma da gara, che tecnicamente non tiene proprio se non la scaldi, cioè non è che dici tiene come la stradale, è peggio di una stradale, quindi da qualche quindi parte... Dalla prossima gara si va in prova speciale con le gomme da neve stradali, perché quelle lì si scaldano prima. Wow. Fanno un po' pappa a metà prova, però vanno benissimo. Attenzione, s'il vous plaît. Sentiamo. Ho fatto un errore di valutazione su un cambio di asfalto che tra l'altro avevamo segnato sulle note. Mi aspettavo sì un po' meno grip, ma è stato la differenza dal tratto precedente, è stata elevatissima. Mi sono fatto sorprendere, ho allargato con il posteriore, ho preso il terrapieno e poi ha tirato dentro il muso e ci siamo fermati. Mi dispiace per il team perché la macchina andava benissimo e su queste strade sicuramente ci saremmo divertiti tutta oggi. Mi spiace. Quindi immagino posso dire parole forti. Posso confermare che quella prova lì era ghiaccio puro. Non si stava in strada, neanche entrare con le gomme più calde del mondo potevi stare. Ma qual era questa, la Tatti? Questa qua era la Tatti 1, la prima della mattina.
era umida ma asciutta ma bagnata, quindi da parole forti. Da era uno stimolo, asciutto ma bagnato, era sapone, cioè se Pirelli prossimo anno per il Rally Maremma presenterà la sapon gomma che va benissimo sul sapone e la mescola da sapone di... Esatto. Comunque il discorso di Martino, fondamentalmente vabbè, il pezzo dovrebbe essere prima del CO, secondo me, per scaldare. Ma forse anche tra il CO e lo start. Forse anche lì. Cioè, in realtà è severamente vietato da regolamento scaldare da CO a start, poi che lo fanno tutti è una cosa, ma in realtà è severamente vietato. Certo. Il concetto è una questione di soldi, la mettono come una questione di soldi. Cosa sono? Due commissari a prova in più il problema? Non credo. Io ti posso dire che tra il CO e l'inizio prova non lo puoi fare, perché per scaldare le gomme solo in quel punto lì ti servono almeno 3 km per scaldarle bene, e chiudere 3 km solo per scaldare le gomme... 3 km no, forse non... no, nel mondiale ne chiudono uno. Nel mondiale te ne chiudono uno, 500 sì, metri, un chilometro. Ho capito, però obiettivamente abbiamo visto a Monza come scaldano quelli del mondiale, cioè con un R2 dirmi che puoi scaldare come con una Plus è un po' no. Se nel mondiale funziona vuol dire che in teoria può funzionare anche in Italia. Mi vuoi chiudere un chilometro e mezzo? Due? Già, il problema è che già non abbiamo chilometri di prove speciali, in più se togliamo anche i chilometri, cioè, è sempre un cane che si mangia la coda, basterebbe fare le cose in maniera intelligente. Però il problema qual è? È che come sempre ti mettono nella condizione di essere fuori norma, abusivo. Così quando vogliono sanzionano, e quando non vogliono comunque tu sei fuori norma e devi fare sempre le cose, come diciamo da noi, da sfros, e non va bene questa cosa qua. Cioè, mettimi comunque, nelle condizioni di fare le cose. Io ripeto e ricordo che si possono scaldare le gomme senza zizzagare. Perché se vuoi non zizzagare, lo puoi fare. Il commento di Edoardo De Antoni, però, mi fa tornare al discorso di prima. Perché abbiamo parlato di due automotrici, ma non abbiamo parlato di Ciri Junior. E visto che ti sta ascoltando, adesso vogliamo sentire che Edoardo De Antoni non sarà il favorito di questa, no, fanno, ovviamente, di questa prima parte, gara del a parte che io direi, Edo, passaci un po' di informazioni di tempi e così, perché oggi, da quel che ho capito, hanno fatto i test del Ciri Junior. Una parte oggi e una parte domani. Si sono divisi, ok. Una parte oggi e una parte domani. Saluto Edoardo De Antoni. Rientriamo. Se hai informazioni di tempi, volentieri. Rientriamo un attimino nel discorso Sanremo, con iscritti, poi chiudiamo, direi, perché ne abbiamo anche un po' tutti le tasche piene. Sono diventati troppo seri, te lo dico io. Esatto, sono diventati troppo seri. È finito, allora, l'alcol, è finito l'alcol. È finita la menabrea, vedi? Finita la menabrea. No, la mia. È finita la questa. Di mia ce n'è ancora. È finita la benzina, quindi qua. Ma la tua è della marca giusta, Michele? No, allora. Non è marca giusta, infatti vedi che la sto bevendo con l'etichetta al contrario. È al contrario, non dovrebbe essere scritto. Giacomo ha preso a mali estremi e estremi. Sei passato al lato oscuro. Sono passato alle cose serie. Tornando alle cose serie un attimino, poi fate quello che volete. Casella, Nicelli, Porta, Zanin, De Nuzzo, De Antoni, Gianaroli, Solitro, Ceriari, Carra. Io qua lo dico, favoriti quest'anno Zanin e Nicelli. Perché? Perché hanno già utilizzato la macchina. Perché Zanin va forte. E Nicelli l'anno scorso ha vinto il trofeo Clio. E quindi cosa vuoi dirgli? Sì, Zanin sì. E Nicelli assieme a De Antoni, ovviamente, perché io tifo De Antoni. No, De Antoni non tifiamo De Antoni, non è vero. Dai. Ma no, è vero, io non tifando De Antoni, dico Nicelli e Zanin.
Io non mi esprimo perché non mi sento in grado di esprimermi, ma voglio salutare Martina Musiari, che è la navigatrice di Edoardo De Antoni, perché è ambassador Service Park per una... Aperta chiusa parentesi, contro Edoardo, ma è solo perché gli altri due sono già con la macchina in mano. Quando Edoardo prenderà la macchina in mano e ci dirà i tempi degli junior, così allora posso ritrattare. Al momento, io conoscendo tempi di niente, comunque, è vero. Vabbè, però voglio vederli a confronto degli altri, che è quello grosso. Filippo, stai dicendo qualcosa? Sì, stavo dicendo che non conosco personalmente Edoardo, lo vedevo su Instagram, cose, mi è simpatico, poi ho scoperto che lavora con Pietro Manfrini, allora mi è caduto un mito. Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Niente, volevo dire qua, voglio salutare il navigatore di Ceriali, Luca Ferraris, che... penso che probabilmente lo troveremo qui a Service Park per farci raccontare un po' di retroscena del Cir Junior, così. Ne abbiamo un po' di ospiti potenziali per cui parlare del Cir Junior quest'anno. Dai. Assolutamente, no, certo. Io tra l'altro voglio ancora solamente rispondere a Riccardo Facci, che aveva commentato in questo modo... abbiamo 100.000 problemi in più, sì, ma in parte non creati da noi, cioè banalmente li abbiamo subiti e basta. Esatto, io voglio chiudo con questa cosa, poi basta. Però se l'incidente che ha fatto Mabellini lo avesse fatto in Italia, probabilmente a quest'ora ci sarebbe un articolo di giornale che direbbe il rally crea danni, fa vittime, succede, e quindi non, cioè, bisogna Damiano, è chiarissimo il concetto, è chiarissimo. Parole forti, ci siamo capiti, parole forti. Allora, io direi che a giudicare dal crowdfunding abbiamo raccolto la cifra che necessita per andare in bagno, credo. Con R2B. Può accendere l'R2B e andare in bagno. Esatto, il modellino. Il modellino ce l'abbiamo, il modellino. Aspetta. Attenzione. Aspetta. Abbiamo un modellino. Anch'io modellino, aspetta. Modellino. No, attenzione, perché abbiamo il modellino. Arrivo. Aspettate un attimo, che devo rincastrarmi. Cos'è? Aiuto. Cos'è, Giacomo? Aiuto. È modellino. Oh, ciao. Attenzione. Allora, vai Pietro. Questo è il modellino. Ma dai. Ma questa? Ok. No, bellissima. Questo è il modellino della macchina ufficiale. Bellissima. Ma c'è anche il modellino della Fiesta? La Giulia, no. Quello no, cioè del primo o del dopo ce l'hai? Che la Giulia ha fatto con le sue manine ed è... No, bellissima. Bella, cazzo. La Giulia ha fatto con le sue mani il modellino? Sì. Ah, oh, però... Ma ha già iniziato anche la mia? No. Peccato, ci abbiamo provato. Sì, l'ha iniziata però quella bianca, non quella gialla. Io ho sempre dovuto fare quello della C2 col numero 1, non l'ho mai più fatto. Dovrei comunque farlo. Male. Facciamo un annuncio. Date un modellino della C2 R2 di Giacomo Cuniala al Ciocco col numero 1. Contattatelo in privato. No, ecco, l'unica vera marchetta che in realtà io devo fare, perché ci tengo veramente tanto, è che chi ci sta ascoltando deve, se vuole correre come navigatore, deve acquistare questi quaderni qui, contattando il buon Pietro Ometto. Perché questi quaderni? Intanto, vabbè, perché sono degli ottimi quaderni, ma perché nell'ordine che riceverete a casa, troverete due gadget marchiati Service Park che vi agevoleranno le gare. Pietro, mettilo in grande, grazie.
Mettimelo in grande, Damiano, quando dice questa cosa. Tutto sì, schermo. Ma Damiano, che... sì, ma Damiano queste cose le deve dire quando c'è il picco di... sì, esatto. Ci sono diamo 20 in... persone diamo che ci ascoltano. Importanza a, ma io, a Damiano Giacomo, quando dice questa cosa. Ma io, grazie. Giacomo, ti sembro uno bravo. Vai avanti. Vai avanti col momento Marchetta. Soprattutto grazie. Dopo due Menabrea. Esatto. No, volevo dire che se ordinate questi quaderni da Pietro Metto, notebook, rally notebook, quaderni che vengono usati anche dai campioni del mondo che sono stati dovete intasare l'Instagram di Pietro Metto. Esatto. A questo punto. Nell'ordine che voi farete con i quaderni troverete dei gadget utili alle gare, non le solite porcherie che non vi servono a niente, a ciapapuer, cose utili che potete utilizzare, marchiate Service Park gratis. Senza pagare un euro in più. Nel pacchetto troverete dentro i gadget. Quindi mi raccomando, contattate Pietro Metto, comprate i quaderni di Rally. Damiano non hai sbagliato di molto. Jordan Belfort diceva vendimi questa penna, tu stai vendendo il quaderno. Bene, i complementari, ci siamo. E con questa perla di Riccardo Facci. No! Possiamo chiudere questa bellissima fantastico serata, va bene, ok, tutti quelli che posso ascolteranno... dire che è la miglior puntata di Service Park che io abbia mai visto da quando Service Park posso dire che no, io però il commento di Riccardo Facci non lo direi, perché chi ascolta il podcast poi deve venire a vedersi deve venire a vedersi la live, lasciamo suspense, esatto. Allora Michele Bormolini, la tua prossima gara qual è? Rally Taro, forse. Ok. Forse. Oh. Forse viene preceduta da qualcos'altro. Ah, fa anche lo sborone, hai capito? Forse, ho detto forse. No, sai che non si ricorda forse... il calendario. No, esatto. Taro, perché forse prima può esserci qualcosa, prima? Esatto. Ok, yeah. No. Da campionato Rally Taro. Da campionato Rally Taro. Nicolas Magoni, la tua prossima gara? La mia prossima gara, adesso ho due settimane di pausa. No, mamma mia, vengo a Sanremo. Che nulla facente. Ma Bormolini, tu pure hai fatto le foto belle al mare. No. Appunto, quella lì sì che era educazione. Cavolo. Quella sì che era educazione. La prossima gara penso che sia proprio il Prealpi Aerobiche. Finalmente okay. Una gara vicino a casa. Bene, allora, Nicolas Magoni, aspetta che mi hai preso un attacco di mastrotismo, contattate Nicolas Magoni sui social perché è disponibile a farvi tutte le fotine magiche che avete visto, che vi abbiamo fatto vedere, ma che potete trovare anche sui suoi profili social. Che vedrete anche sul mio Instagram a breve. Esatto, che avete già visto sull'Instagram di Service Park. Che squalo. Insomma, Se vi fa piacere avere delle belle foto di voi in gara, contattate Nicolas Magoni, fotografi. Bravo. Direttore. Approviamo. Parola di Roberto Carlino. Esatto, noi non vendiamo sogni. Non vendiamo sogni, esatto. Il sogno di diventare campione... Del niente. Di nulla. Instagram. Un caro saluto a tutti, è stato veramente un piacere condividere con voi questa ora e mezza di stupidaggini, ma anche qualche contenuto interessante. Posso finire con un'altra marchetta? Vai. Leggete rivista Contrasti. Così. E boom. E anche autoepico, mi dicevano. E anche autoepico, ma tornerà più avanti. No! Tornerà. Siamo in pausa. Sì, ci sarebbero tante marchette perché Pietro Manfrina ha appena coaperto un canale YouTube, andate a seguirlo, Tech Drive. Scoprirete tutto ovunque. Se ci seguite sui social. Esatto, seguiteci su Instagram. Ciao. Un caro bacione, un saluto a tutti, grazie di averci seguito fino a qua. Un saluto a tutti. Baci, arrivederci, salve.